a tutti i miei principi e principesse e bentornati su MTV. Il video di oggi è un video molto speciale perché è veramente da mesi e mesi che mi state chiedendo di filmarlo e caricarlo. E finalmente, eccomi qua sul vostro schermo. Sono vestita da brava studentessa perché vi parlerò del mio metodo di studio. Come molti di voi sanno, io frequento la quarta liceo di un liceo classico, però il mio indirizzo è quello delle scienze umane, opzione economico-sociale. Nel video di oggi vi faccio vedere cosa faccio a partire da quando sono in classe, devo prendere appunti fino a quando non sono a casa, che devo studiare, quindi oggi vi mostro le mie tecniche per velocizzare un po' lo studio e per renderlo più efficace e quindi per ottenere buoni voti, anche se ovviamente l'importante non è avere buoni voti, ma riuscire a capire e memorizzare dei concetti. Però diciamo che i buoni voti sono un po' la prova che siamo riusciti a memorizzare questi concetti. Quindi niente, spero che questo video vi piacerà e che magari possiate imparare qualche trucchetto, ricevere un po' di ispirazione, qualche idea per riuscire a migliorare il vostro metodo di studio e che magari possiate dare a me nei commenti qualche idea perché io posso migliorare il mio metodo di studio, perché ovviamente io non sono tutt'altro che perfetta e posso sempre imparare cose nuove, quindi aspetto i vostri suggerimenti. Buona visione! Lo studio, innanzitutto, comincia in classe. Mi è capitato molte volte che qualcuno mi chiedesse qual è il mio segreto per avere voti così alti. Non che io sia un piccolo Einstein, non fraintendetemi, però me la cavo. E la verità è che l'unico vero segreto è semplicemente ascoltare attentamente le lezioni. Anche se a volte può essere difficile rimanere concentrati per l'intera ora perché avremo voglia di chiacchierare con i nostri amici o semplicemente saremo stanchi, quindi avremo voglia di riposarci e staccare un attimo il cervello, vi assicuro che se ascoltate la lezione attentamente avete già fatto i tre quarti del lavoro e quando sarete a casa dovrete impiegare molto meno tempo a studiare. Questo può sembrare banale, ma è importantissimo sottolineare o evidenziare le parole chiavi sul vostro libro. Innanzitutto perché sottolineando e cercando i concetti chiave nel testo, inconsciamente li state già imparando. E poi questo renderà molto più facile ripassare per una eventuale verifica o interrogazione, perché potrete ricordarvi le parti più importanti del testo, anche dando semplicemente una breve occhiata alla pagina. Un altro metodo che uso spesso mentre prendo appunti durante le lezioni è semplicemente usare una penna colorata per scrivere le parole chiave. Questo ha la stessa utilità dell'uso dell'evidenziatore, cioè mettere in evidenza le parti più importanti degli appunti e le parole chiave per poterle ricordare ad una semplice occhiata del foglio, e mi aiuta moltissimo quando devo ripassare velocemente un argomento. Un altro suggerimento per prendere appunti efficaci velocemente è semplicemente quello di usare simboli come uguale, diverso o abbreviazioni e frecce, sia per scrivere più velocemente che per rendere più visivamente chiari i concetti. Una volta arrivata a casa, quando arriva il momento dello studio o ripasso per una verifica o interrogazione, è importantissimo non lasciarsi scoraggiare troppo dalla quantità gigantesca di compiti, ma semplicemente cominciare controllando il diario per rendersi conto delle materie che bisogna affrontare e scegliere l'ordine in cui svolgerle. Così possiamo affrontare le materie una alla volta e non sentirci troppo sopraffatti. La scelta dell'ordine in cui svolgere i vari compiti in realtà è del tutto soggettiva. C'è chi preferisce fare prima quelli più facili e veloci e poi quelli complessi, o viceversa. Questo è mai capitato a voi? Ah, ok, ora si comincia. Ah, il quaderno di matematica l'ho lasciato di là. Vado un attimo a prenderlo. Eccomi qua. Ok, ho lasciato la penna nello zaino. Vabbè, mi tocca rialzarmi. Ok, adesso sono pronta. Niente mi può più fermare. Mi è venuta un po' di fame, quasi quasi. Ma sì, dai, tanto torno subito. Ok, sono già le 8. Oh mio Dio. No. E adesso come faccio? Sì, anche a me. Beh, per evitarlo è semplicemente necessario ricordarsi, prima di iniziare una sessione di studio, di raccogliere tutti gli oggetti che potrebbero servirci, da libri, penne e calcolatrici fino a acqua e magari uno snack, per non avere scuse per alzarci in continuazione e rimandare l'inizio dei fatidici compiti.
Altra cosa importantissima è indossare qualcosa di comodo, ma non troppo comodo, altrimenti... Per quanto mi riguarda, un'altra cosa importante è non studiare mai a letto. Sì, lo so, è fin troppo comodo. Io lì su ci passerei la vita intera. Però, per non distrarci o perdere la concentrazione, è estremamente importante avere due spazi separati per studio e relax. A proposito di distrazioni, non so voi, ma io non riesco assolutamente a concentrarmi se lo spazio dove sto lavorando è nel caos più totale. Quindi, per evitarlo, vi consiglio vivamente di liberare la scrivania da qualsiasi oggetto inutile e riporre in modo ordinato libri e quaderni che vi servono, in modo da poter liberare il vostro spazio e con questo anche la mente. Ah, cellulari, la maledizione di ogni studente! È fin troppo facile procrastinare e perdere ore e ore sui nostri social network preferiti. Quindi, purtroppo, anche se so perfettamente quanto è difficile, l'unica cosa da fare è mettere il cellulare in modalità aereo o modalità non disturbare, in modo da non perdere continuamente la concentrazione a causa di messaggi o notifiche. E se anche questo non funziona, l'unica soluzione è metterlo più lontano possibile e tornare a studiare. Anche questo potrà sembrare banale, ma è utilissimo fare schemi o riassunti, a seconda della vostra preferenza, degli argomenti studiati. Sia perché mentre scrivete memorizzerete automaticamente i concetti, sia perché sono ideali per ripassare in modo veloce ed efficace. Un'altra cosa che a me personalmente aiuta molto è posizionare post-it ai margini delle pagine contenenti piccoli schemi, definizioni, parole chiave o concetti fondamentali, in modo da poter scorrere fra le pagine e adocchiare velocemente i concetti più importanti e ripassarli con grande facilità. E più sono i componenti, più la famiglia è a rischio di povertà. Una cosa che sicuramente può essere molto utile è ripassare con un amico o compagno di classe. In questo modo potrete ripetere a voce e memorizzare così i concetti, chiarirvi a vicenda eventuali dubbi e ripassare anche ascoltando l'altra persona. E questa è la famiglia tipica della società premoderna. La famiglia nucleare invece è... Se mi conoscete, sapete perfettamente quanto io adori lavorare o studiare fuori casa. Se faticate a trovare la concentrazione, infatti, vi consiglio di provare a studiare all'interno di una biblioteca o un caffè, sia perché non avete tutte le distrazioni che ci sono in casa vostra, sia perché, o almeno parlo per me, c'è un'atmosfera che mi dà una grandissima sensazione di produttività e mi aiuta a concentrarmi e impegnarmi al massimo. Quindi, se non l'avete mai provato, ve lo consiglio assolutamente. Per quanto riguarda la gestione dei tempi, di solito la mia tecnica è questa. Alterno momenti di studio e di pausa, impostando un timer di 30 o 40 minuti, durante i quali svolgo i compiti o studio. E al termine tengo 5 o 10 minuti in cui concedermi un po' di relax. Questa strategia è la migliore che abbia mai provato, perché sapendo che ho un tempo limitato per lo studio, in quell'arco di tempo mi impegno al massimo per completare più compiti possibile e so che dopo questo sforzo verrò ripagata concedendomi un po' di tempo per rilassarmi. E dopo la pausa riesco a concentrarmi molto meglio di come farei stando ore e ore sui libri, senza fermarmi. E la pausa la passo in qualsiasi modo io preferisca, dal controllare i miei social, ad ascoltare musica, a ballare come se non ci fosse un domani, per sgranchirmi le gambe, o ovviamente guardare video su YouTube. Il mio ultimo consiglio è molto semplice ma anche efficace, ed è semplicemente quello di cancellare gli esercizi svolti o le pagine studiate dopo averli completati. Questo vi darà una grande sensazione di produttività e vi farà venire voglia di continuare a studiare per arrivare alla fine della lista. Grazie!
Grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato, che classe o scuola frequentate e in cosa consiste il vostro metodo di studio, che sono molto curiosa di saperlo. Spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video. Oh, spam! Che se non si vedono gli occhiali, spalla un po' più su. Ha struttura multipla. No, in realtà la famiglia non ha struttura. Aspetta, no. Aia, porca di quella capra. Aia, la capuzza.